Certo, non per dire niente, però quello di prima, l'altro Frecchi, questa passione per i libri, quando poteva leggerli in digitale, poi tra l'altro, siamo nel 2016. Ho forse detto che sto leggendo un libro in digitale? No. Ah, ecco, con me stai zitto, Comunque, sono le 2:30, non dovrebbe esserci in quella specie di programma che parla delle news, videoludiche e tecnologiche, poi basta perché altrimenti sarebbe un TG. Sempre utilissimo, guarda. Vabbè, per fortuna c'è, vediamolo un po', Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questa nuovissima puntata di Frank News, la serie che vi tiene costantemente aggiornati sulle news videoludiche, tecnologiche e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG. E siamo ufficialmente ritornati in pieno regime di video, ma non perdiamoci in chiacchiere perché la puntata di oggi è ricchissima di news, proprio ricchissima, ma proprio di quelle ricche. Partiamo subito con gli eventi del mondo, perché sì, noi siamo in Italia, ci stiamo a fare i cavoli nostri, ma nel frattempo dall'altra parte del mondo, a Las Vegas, c'è una bella fiera, e non tipo la fiera o la sagra della salsiccia, che per carità, di tutto rispetto, ma c'è la sagra neanche sagra, ma la fiera della tecnologia. Questa fiera ricchissima di novità dal punto di vista tecnologico su qualsiasi ambito e genere, ma naturalmente qualcosa che ha colpito l'attenzione di un po' tutti i videogiocatori e anche di un po' tutti gli amanti della tecnologia è l'Oculus Rift, o in generale la realtà virtuale, perché siamo arrivati finalmente all'anno più fatidico, più importante, ovvero il 2016, l'anno in cui tutto potrà succedere, l'anno in cui tutto potrà uscire, e quindi finalmente sta uscendo in modo definitivo nel commercio ciò che rappresenta l'Oculus Rift. L'Oculus Rift che però, diciamo così, è stato bello, sì, simpatico, tutto cattivo, però costa un pochettino. Costa $599, che non voglio sapere per quali motivi di conversione, ma in euro sono 749. Va bene, comunque, a quanto pare, però, non è che vi daranno soltanto l'Oculus Rift, ma nel kit che voi comprerete, se lo comprerete, ci sarà anche un controller per Xbox One e qualche altra minchiottaggine. Adesso, dopo aver detto questi grandi termini tecnici, la domanda sta da sé: ma perché costa così tanto l'Oculus Rift? Perché, stando a quanto dice il creatore, che era un nome qualsiasi, tutti noi siamo dei creatori dell'Oculus Rift alla fine, dai, su, ma comunque sia, il creatore appunto sostiene che anche se si levassero quelle minchiottaggini dal bando, come ad esempio il controller dell'Xbox One, che non schifiamo, il prezzo non calerebbe. Quindi il vero problema sta che la tecnologia attuale, e comunque sia, quindi i componenti che servono per creare l'Oculus Rift, costano un pochettino troppo, e quindi bisogna rientrare nei costi. Però ciò non significa che la gente non l'abbia acquistato, anzi c'è stato un sacco di gente che ha voluto acquistare l'Oculus Rift a questo prezzo non simpatico, ecco. Magari vi risparmiate un iPhone all'anno e potete comprarvi questo, perché è nata anche poi una grande discussione soprattutto su Facebook, ho letto, perché giustamente c'è chi sostiene che costa un botto, ma chi ve se fila, oppure altri costa un botto, però te, anziché comprarti ogni anno quel tuo maledetto iPhone, potresti fare qualcosa di utile. Insomma, le idee e le opinioni sono molto diverse, ma indovinate un po' che dovete fare. Non è che se cambiamo anno le cose non cambiano, alcune cose devono rimanere le stesse, come esempio i commenti qua sotto, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Siete più per "mi compro un iPhone all'anno", oppure per "se ho modo risparmio e mi compro sta gran figata"? A voy la scelta. Spero che questa puntata di Frank News vi sia piaciuta. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace per sostenere i video, la serie, mi piace il canale e tutto quanto quello che potrebbe esserci o non esserci. Io personalmente, se non fossi iscritto, mi iscriverei, e poi noi ci vediamo domani, si spera, con un nuovo video, come sempre, e dritto per dritto. Oh.